Domenica prossima prende corpo la filiera cerealicola voluta dal Parco di Porto Conte in collaborazione con il Comune di Alghero nel quadro delle iniziative di Hashtag Mondo Rurale con la rinascita del pane tipico algherese, il Pappugnat. Protagonisti della filiera 10 aziende della Nurra. Dalle 9.30 lo quartè nel cuore del centro storico di Alghero si trasformerà in un'agorà di sapori e profumi di natura e territorio con degustazioni del pane tipico in abbinamento con le altre produzioni di qualità che hanno conseguito il marchio del Parco di Porto Conte. Una giornata intensa dedicata alla presentazione della filiera e anche l'occasione per far conoscere le ulteriori e diverse iniziative del parco per promuovere e supportare la nascita di filiere corte, sostenibili dal punto di vista ambientale e a chilometro zero. Oltre alla fiera mercato, da segnalare nel pomeriggio le attività di animazione per i bambini e i laboratori, con la collaborazione per gli aspetti organizzativi del Comitato Zonale Nurra, ben 3 i laboratori ai quali potranno partecipare tutti coloro che si iscriveranno. Siamo convinti che questa iniziativa, spiega il presidente del Parco di Porto Conte, Gavino Scala, possa rappresentare davvero una buona pratica di gestione, rispettosa dell'ambiente e consapevole dell'importanza che hanno storie e tradizioni nel nostro territorio.